Io direi di iniziare da il giorno 1 in poi, perché immagino che il prologo non ci serva a nulla, e da lì cercare tutti quanti i report segreti e i maiali mancanti. Non ne abbiamo mancati tantissimi. L'unico dubbio sono questi, le zuffe baruffe, che non ho veramente idea di come arrivare a punteggi alti. Magari con la difficoltà Ultimate ce la facciamo più facilmente, non lo so. Però se è come il gioco precedente, probabilmente durante le varie giornate ci saranno dei rumori speciali che dobbiamo combattere, dei simboli specifici che dobbiamo combattere. Allora, social network. Bisogna socializzare, vuol dire che abbiamo sbloccato tutti quanti. Allora, Chiki, strategia elegante, al momento non ci serve. Joshua, difficoltà massima. Il problema è che adesso stiamo rigiocando tutte quante le giornate. Se la memoria non mi inganna, tutte le boss fight che abbiamo fatto durante i report segreti erano rumori blu e li stavamo facendo durante le giornate già passate. Il che vuol dire che credo che questa abilità qua ci serva per forza di cose. Fa comparire i simboli e rumori boss blu quando torni ai capitoli già completati. Lo sapevo. Il problema è che io volevo farlo in difficoltà massima, ma per il momento credo che sia un'opzione che dobbiamo solo tenere da parte. Va bene. Aumentiamo. Benissimo, report segreti, il nostro bit drop al massimo per il momento. E a proposito di bit drop e cagate varie, graffiti. Game over. Questo lo voglio in grande da qualche parte. E bisogna socializzare. Dove te lo metto questo? Compositore, addirittura. E infatti, guarda un po' che cosa è apparso sulla mappa, a parte la missione. Eccolo qua. Allora, fermi tutti un attimo. Credo, e ripeto, credo che dobbiamo affrontarli singoli perché nel gioco precedente se facevamo tipo combinazioni non ce li calcolava. Però è anche vero che in teoria qua qualche miglioramento l'hanno fatto. Più che altro perché facendo così ci semplificherebbe la possibilità di trovare altre spille che ci mancano. E ok, no, mi sa che in questa giornata l'unico rumore che appare è proprio lui, quindi va bene, affrontiamolo e basta. La cosa divertente è che queste giornate qua, sti boss li affrontavi tipo da solo in due all'inizio, al massimo tre, e adesso siamo in 6 contro 1. Oh Gesù, se sono tutte così le boss fight iniziali. Voglio dire, possiamo farcela anche al massimo, se solo avessimo i punti per farlo, ma non ce li abbiamo. Quindi, 1000 yen. Report segreto numero 1. E ora, potremmo tornare agli altri capitoli e cercare già gli altri rumori? Ma a questo punto, tanto vale, come dicevo, finire tutti quanti i capitoli, uccidere nuovamente tutti i boss che appunto magari ci possono droppare una spilla che magari non abbiamo. E farci qualche soldo in più, che schifo non mi fa. Vero anche che alcuni nemici li potrei affrontare in facile perché non abbiamo tutte le spille. Ok, giorno 2, dobbiamo sconfiggere il gorilla. L'ho già fatto in normale e in difficile, abbiamo ottenuto lo stesso cacchio di premio. Ora, alcuni nemici a livello facile ci droppano altre spille. Il problema è che nel gioco precedente tu, per ottenere i report segreti, dovevi farlo almeno, se non ricordo male, in difficile o in massimo. Quindi in normale e facile non te lo contava. Vogliamo tentare, prima di fare tutte le battaglie che dobbiamo rifare, di ottenere la difficoltà massima. Perché se vogliamo fare in questo modo, dobbiamo puntare alle missioni queste qua che hanno le stelline. Queste missioni qua, per esempio questa, non tutte le abbiamo ottenute al massimo. In questo modo possiamo già recuperare qualche punto. Va bene, allora facciamo la cosa più intelligente. Non seguiamo adesso la linea dei giorni, torniamo indietro, o meglio, proseguiamo andando alla ricerca di questi prima. Ok, ecco uno dei primi tizi che abbiamo preso l'argento. Livello consigliato 9? Ha! Ho appena scoperto che il massimo dello stile di questo gioco è 300 e non 500, il che vuol dire che
con i prossimi 11 punti per Nagi in attacco e i prossimi 6 punti in stile per Beat, abbiamo raggiunto con due personaggi il cap massimo del gioco. Dio mio. Ok, qua in questa zona c'è uno dei maiali che abbiamo missato. Eccolo qua, infatti. Quale maiale okay. sarà? Secondo me è uno di quelli esplosivi, forse. Time for a beatdown. Who's up first? No, sono quelli due... Fanculo. Sono quelli che devi killare assieme. Per fortuna abbiamo lo shotgun. Perfetto, e con questo tutta la giornata è stata ripulita dai maiali. E ora che liberiamo anche Ryoji, avremo tutti i punti che ci servono. Vogliamo vedere quanto ci mettiamo? Secondo me, poco. Ecco fatto. Quanti secondi ci abbiamo messo? 25? Solo perché questi ci mettono una marea di tempo ad esplodere? No, ci abbiamo messo 14 secondi. E terapia d'urto vuol dire che abbiamo fatto tutte quante le ricompense al massimo del loro punteggio. Il che vuol dire che non abbiamo altro modo per ottenere questi punti. Ma siamo arrivati al massimo dei punteggi. Quindi, e con i punti ottenuti abbiamo sbloccato la difficoltà massima. Però stavo guardando, ci mancano ancora 31 punti. Però scusami, se abbiamo già ottenuto il graffito. Ah no, 15 missioni invasione. Ah, e allora ce ne sono ancora di missioni invasioni che dobbiamo fare, mi sa. Però ora si gioca al massimo della difficoltà. Più premi e soprattutto otteniamo cose migliori. Il punto è che voglio controllare una cosa. Qua abbiamo il nostro rumore blu, giusto? Ma tu mi segui? O devo venire io da te? No, devo venire io da lui e quindi devo combatterlo da solo. E non posso fare catena, giusto? No, posso fare catena. Posso fare catene e probabilmente possiamo aumentare il nostro quantitativo massimo di premi. Potrei provare. Va bene, proviamo a fare così. Provo a tirare su qualche rumore, ma giusto per maxare al massimo le mie possibilità di ottenere la spilla che mi serve, ovvero questa qua del gorilla. Vediamo se funziona. Secondo voi quanto ci mettiamo? Secondo me ci mettiamo un cazzo, anche se lui è un boss ed è alla difficoltà massima. Neanche un colpo. Ti prego, dammi la spilla però. Ti prego, dammi la spilla. Yes. Spero che sia però quella a livello massimo. Più che altro dobbiamo vedere se ci dà il report segreto. Perché se fare così ti... uno yen. Yes, abbiamo ottenuto gorilla. Comunque dicevo, se fare così ci aumenta il drop rate, però non ci dà il report segreto, potremmo doverlo rifare più di una volta. No, il report segreto ce lo dà, benissimo, possiamo fare le cazzo di combo e ottenere comunque il premio, perfetto. Comunque, gorilla, che cosa fa? Se dai pugni, sicuro. Allora, mi piace che sia una spilla comunque unica, nel senso ha l'immagine del gorilla e che l'attacco sia unico perché da pum 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 il pugno del gorilla, ma non è utile. Anche se è forte. Mi piacciono queste spille qua dei boss. Mi piace che sono colorate in questo modo. E sicuramente tutte le boss fight le otteniamo al livello massimo. Sicuro. Sarebbe comodo se però nel cazzo di menu dei capitoli ti facesse vedere se i report segreti li hai presi o meno. Ok, giorno 3, ci manca il maiale. Vediamo se c'è anche il report. Ecco qua un altro rumore maiale. Quale maiale sarà? Quello di fuoco, ok.
Andata. Ok, giorno 5. Dobbiamo recuperare i punti e trovare il report segreto, se c'è. Ah! Facile, eccola già qui. Facciamo un po' di catena che magari abbiamo un po' di fortuna nell'ottenerla. Eccoci qua. Catena da 5 più una 6. C'è un problema. Mi sono dimenticato di cambiare il set di spille. E c'ho delle spille merdose. Non è buono questo. Non va bene. Uccideremo sicuramente Fuya. Ma non vanno bene queste spille. Dobbiamo cambiarle immediatamente dopo. Okay. Eccoci qua. Deep River Society. Quanto ci metteremo a sconfiggerli? Poco. Anche con le spille sbagliate. Vedrai, vedrai. Certo. Ti spacco la faccia. Go Pig Alert! What inopportune timing. Great. Better take it out if we want any points today. Perfect timing. That was perfect. Ha! Better brace yourself. Ma è morto il maiale? Here's a little trick I've been. Cos'è sto attacco qua? Ah beh, effettivamente siamo in difficoltà massima e non l'aveva mai fatto. Ti prego, dammi la spilla buona. Avere una bomba fissa, credo sia la spilla che stavamo cercando. Report numero 5. Non che mi aspetti niente di che. Però è una bomba oscura. Ulla, bomba oscura che fa un cacchio di buco nero. Mica male. Hai capito, Fuya? Nascondeva un asso nella manica, mica male. Effettivamente Fuya però non l'ho affrontato in difficile. Che sfiga. Ok, in questo giorno tra l'altro c'era un'invasione che avevo dimenticato. Questa qui, facile, l'abbiamo fatto in 10 secondi. Che dire, questa giornata è a posto. Adesso abbiamo in totale 6 punti. Suzukichi ci dà un'altra super spilla che al momento non ci serve. Shiba uguale. Lui ci estende la catena che potrebbe essere buono. Ci servirebbe effettivamente per la zuffa e baruffa. Ed infine Ishima set bonus, anche qua un po' meno utile. Dai, catena sia. E con questo passiamo al prossimo. Zuffa e baruffa, visto che è tutto grinding di punti, me lo faccio da parte. Cioè, nel senso, non mi metto adesso a fare zuffa e baruffa perché se no non ne esco più. Però abbiamo il maiale da prendere, quindi quello sì. Il punto è che per arrivare alle altre zone con i rumori maiali dobbiamo per forza di cose farci zuffa e baruffa. Ecco fatto, a malapena nella prima zona dei Pure Art e già ho superato il quantitativo di punti che avevamo alla prima partita. Ed ecco qua infatti, 30.000 punti. Perfetto, anche 45.000 punti fatto. 60.000 punti. Wow there. Impossibile, 60.000 punti, davvero? Ma siete umani o cosa? I mostri non possono partecipare al gioco, lo sapete? Comunque quel premio di cui parlavo si fa sempre più succoso. Eh certo, che neanche a farlo apposta. Avremmo dovuto davvero farci tutta la giornata della zuffa e baruffa, perché il maiale si nasconde proprio qua. E a rigor di logica si nasconde qui, dove si era nascosto già un'altra volta, perché quello è un vicolo che non serve a nulla. A nulla se non a nascondere gli obiettivi delle missioni. Pezzo di merda. Mamma mia. Ah, che bello il murales però. Ah, ma così semplice, pensavo che fosse quello che si divideva. Il murales però è diventato veramente bello. Cioè, decorarlo così è veramente meraviglioso. E con questo tutti i maiali a posto. E ora ci scontriamo contro tutte le gang per ottenere il nostro premio finale di zuffa e baruffa. Quanto ci metteremo? Ma secondo me neanche tanto. Che tra l'altro non mi ricordo se è un'ondata unica o era più ondate. Vediamo subito. Forse ce lo dice. No, credo esatto che sia due ondate, la prima questo qua della Deep e la prossima è quella dei vari Beauties, ma penso di metterci
veramente poco tempo con entrambi. Beccatevi questo, giusto per usarla. Dai. Ah, che stronzo. Bravo, eri l'ultimo e sei riuscito a schivare il mio colpo mortale. Complimenti. E ora, i pure art. I vari abilities c'erano o no? Non li ho visti. Mi ero dimenticato dei pure art, sincero. Il murale adesso è veramente bello. So che continuo a ripeterlo, ma è una di quelle cose che sono talmente aggiuntive che non servono assolutamente a nulla al di fuori dell'estetica, ma è veramente una cosa carina. Non è a livello di il murale che c'è lì di Cat, però capiamoci, sono belli. Ed ecco qua i varia bruttis. Dai, su, che così oggi ci becchiamo il premio della prima zuffa e baruffa. Erano due o tre le zuffe e baruffe, sai che non mi ricordo più. A questo punto spero solo in una cosa: il meno possibile siano. Becca di questo. Questo attacco qua è veramente inutile. Non becca nulla. Non becca nulla. Zero. Ed eccoli qua, tutti i premi. Lo scorso record 32.000, a questo due giro erano 77. Vediamo, due azioni e nuota nuota. Che così vediamo. Respinge il nemico in un'area ampia. Credo sia... no, è un triangolo, potrebbe essere anche la spada. Interessante, interessante. 77.000. Ok, e il giorno 6 completato. Oh, no. Ce n'era un'altra zuffa baruffa il terzo giorno della settimana 2 e c'è un'altra zuffa e baruffa il giorno 6. Che poi purtroppo, tra virgolette, ci tocca controllare giorno per giorno per vedere se ci sono appunto i rumori boss, se abbiamo da fare ancora questi, se abbiamo i maiali. Oh. Ok, ho già visto il nostro obiettivo. Devo solo attirare un po' di rumori. Ecco qua, a posto. Ecco qua. 12. 410 di ritrovamento. Me la darà la spilla, dai, speriamo. Eccoci qua. Ok, Susukichi. In che forma? La forma umana, diciamo. Non quella trasformata, perfetto. Non dovrei avere difficoltà. Beccati questo. Avrei dovuto aspettare, forse. Avrei dovuto probabilmente aspettare che si trasformava, però almeno accorciamo un po' i tempi, dai. Iniziamo un po' ad abbatterlo così. Minchia, l'abbiamo venuto. Mamma mia. Quasi distrutto. Esatto, lo immaginavo. Per fortuna non ci ha interrotto mentre lo facevamo. Andata. Senza neanche un danno, se non ho visto male. Dai, ti prego, dammi la spilla. Yes, Cervus preso. Che bello, che soddisfazione. Che soddisfazione. Report segreto numero 7. E così, tra l'altro, non ci dobbiamo neanche fare tutta la giornata di inseguirlo. Fantastico. Parentesi, vediamo le spille nuove. Abbiamo ottenuto... vediamo, abbiamo ottenuto questa qui. Oh, carino. È quella che ti fa correre, che ti fa fare la rincorsa. E più corri, più ti crescono le corna e più giustamente hai aria d'impatto. Ed è elettrica. Non è male, anzi, ci sta. Non è il mio, ma ci sta. Poi, questa qui è una spada... ulla... di acqua, però ormai è lontana la sua utilità. 500 500 è un po' lontana ormai. Riporta incise le parole, ho lasciato le luci accese? Può essere. Però cavolo, se l'avessimo ottenuta al tempo non sarebbe stato male avere una spada in più. Giorno 1, settimana 2. Ok, il nostro obiettivo si trova oltre questa porta. Non posso richiamarlo. Il boss di questa zona non penso sia nulla di importante, ma visto che tanto ci siamo,
Ecco qua. Probabilmente il camaleonte. Quindi non penso sarà nulla di complesso. Stavo pensando, non mi dispiacerebbe avere una spada di fuoco. Abbiamo acqua, vento, luce, oscurità. Se ne avessimo una di fuoco in più non mi farebbe... Non in più al gruppo, intendo al posto di magari una di quelle o più deboli o comunque sempre su quel giro di potenza. Una di fuoco, che molti nemici effettivamente sono più deboli al fuoco che all'acqua, quindi sarebbe molto più utile. Ed eccolo qua il nostro Camillo Leonte. Che strano, non si vede. Chissà dov'è. Esatto, certo. Eccolo qua. Maledizione. Perché ti sei fatta rapire, Nagi? Allora, aspetta. Eccolo qua. Sì, ti piacerebbe. Ormai sei una cacchetta. Ho affrontato roba ben peggiore. Dove sei? Dai, sto raggio d'azione però. Comunque mi sono concentrato sul camaleonte piuttosto che sulle meduse, perché il camaleonte appena lo uccidi la battaglia è finita. Rumore cancellato. Perfetto, report segreto numero 8. Giorno 2, settimana 2. Completare questo e probabilmente dovremo riaffrontare Tsugumi. Ok, nessun problema. Racimoliamo di nuovo un po' di gente e andiamo da Tsugumi. 9 dovrebbero bastare, 10 va bene, 430 di ritrovamento dovrebbe bastare tranquillamente. Forza Tsugumi, combattiamo. Che tanto questo è il combattimento solo con Mr. Meow, non è neanche quello incredibile. Come rischiosa, abbiamo affrontato di peggio, Nagi, fu. Adesso. Più che altro Nagi in questo frangente è quella... esatto, finché non appaiono questi qua a terra era quella più svantaggiata. Facilissimo ormai. Godzilla, eccolo qua. Tranquilli, tranquilli, adesso la sfondiamo. Ah, di già? Non ho fatto neanche nulla. Dai, inizia a sparare. Brava, che bel colpo. La cosa buona è che sono deboli alla luce, quindi il buon percentuale della nostra, diciamo, squadra fa quel danno, quindi siamo avvantaggiati in una maniera molto buona. Ecco fatto. Facile, andata. Una volta che hai... Madonna, non vedo. Una volta che hai 6 membri, hai le spille più forti, hai il beat drop al 300%, anche a farle a livello massimo te le fai facili facili. Ok, l'abbiamo ottenuta? Sì, granata di Sant Aestas. Io ora non so se è quello a Tower Records o a Tokyo Plaza che dobbiamo rifare. Forza, risolviamola. Avevo preso il bronzo addirittura. Mamma mia. Quanto ci ho messo? Meno di 30 secondi? 32. C'eravamo quasi, dai. I maiali ce li abbiamo, il report l'abbiamo fatto, perfetto. Giorno 3, altra zuffa e baruffa. Evviva. Premio di questo giro, 400.000, che shock. E il mio record precedente era 61.000.
Non avrei mai potuto farlo al primo botto, sicuro. Per voi saranno passati pochissimi istanti. Per me sono passate un sacco di ore. Guardate qua. Dio mio, c'ho gli occhi devastati. Ma alla fine... 400.000 punti. Un 4 e 5 zeri, roba da pazzi. Siete proprio dei mostri, in senso buono ovviamente, rispetto fratelli. Comunque, come promesso, ho qualcosa di speciale in serbo per voi. Sì, a fine giornata però. Faccio questo pezzettino perché a quanto pare OBS non mi ha registrato l'audio del microfono. Metto la clip. Ho preso il massimo del punteggio in Zuffa e Baruffa, così ce li siamo levati tutti quanti dalle scatole. E infatti, se guardate i miei occhi, sono devastato perché ho passato l'intera serata a fare tutto lo Zuffa e Baruffa, ma almeno ce lo siamo tolti dalle scatole. Queste spille qua da sole non sembrano granché, soprattutto perché le ottieni comunque in un momento di storia molto avanzato, e infatti 500 è misero, ma ho scoperto, ma se fanno parte di un set, si uniscono e creano una combo, il completo mordi e fuggi, aumenta immensamente l'attacco quando tutte e tre le spille sono indossate assieme. Ok, questa cosa qui non ho capito se funziona anche sulle altre spille, cioè tipo questa aumenta il danno o questa aumenta i danni, o solo le tre spille collegate. Ok, proviamo a sparare. Mamma mia, con tutti sti spari ricarichiamo il beat drop, che è una roba incredibile. Ok, ora che ho finito la fase ASMR, perché vi dirò un segreto, era quasi le 2 di notte. Questo set di spille non è male, ma torna al mio originale per il momento. E visto che già siamo nella settimana 2 giorno 6 e ho appena fatto a Zuffa e Baruffa e non mi va in alcun modo di rifarmela questa parte, mai più, andiamo a cercare il Secret Report e il maiale nascosto. Allora, il nemico si trova qua dentro, che è Motoi, palesemente. Quindi rifacciamo la nostra solita solfa per aumentare il drop rate. Perfetto, 13. Mi va benissimo. Oh, non ho alzato il livello. Oh, cavolo, non ho abbassato il rate, maledizione. Vuol dire che molto probabilmente ci andrà di sfiga e dovrò rifarlo. Oh, finalmente, eccoli qua. Speriamo che 130% vada bene, però. Rischioso, guarda. Già l'abbiamo spaccati la prima volta. Pronto, shall we? È pronto. Ecco qua. Volevo già fargli il primo colpo e poi... Ecco qua. Che bello che con il killer remix le fasi non si attivano subito. Cioè, in questo caso abbiamo già dimezzato più della metà della vita di Motoi. E non aveva fatto neanche il primo attacco di questo tipo. La victoire. Ti spacco la faccia. Vai, ammazzalo con una folata. Pam! Una shotgunnata qua nella schiena. Ed è morto. Oh, ti giuro, non finiva più sta sessione. Eccoci qua, report segreto numero 13. Più che altro non ho visto e, mea culpa, immaginavo. Mi serviva un livello un po' più alto, insomma. Ma in realtà ci vuole poco. Basterebbe ritornare in questa giornata, tanto per fortuna questa zona è già sbloccata di suo.
abbassarci un po' il livello come avevamo prima e fare una catena abbastanza lunga e dovremmo farcela senza problemi. Adesso non mi metto a farlo perché sennò... Oh, finalmente qualcuno che mi aumenta sto cazzo di bonus di ritrovamento, Dio mio. Tutti quelli maxati che sto continuando a dargli la roba perché tanto sono maxati, gli do almeno ciò che gli piace per aumentare la possibilità di trovare un bonus tipo quello, non la azzeccano mai, lui che si sta ancora allenando se lo becca. Va bene, grazie Neku. Almeno qualcuno mi capisce. Guarda, anche il bonus alla vita. Allora, il maiale dove si nasconde oggi? Eccolo qua. Quale maiale sarà? Secondo me... quello rosso e quello blu. Spero di no, sinceramente. Spero sinceramente di no. E invece... non so... Yes, che culo. Che culo, meno male che sono messi tutti in fila. Detto questo, il giorno 6 della seconda settimana, a posto. Ora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Settimana 2, giorno 3, a posto. Questo, dobbiamo sistemare questo. Quale missione sarà? Quella che ci manca? Ok, era questo qua dell'invasione dei corvi che ci mancava. Quanto ci mettiamo? Io dico un minuto e 20 secondi. Perfetto, fatto. 36 secondi. Non male. E altri due punti ottenuti. Ed ecco qua il nostro amico rumoroso. E come al solito li prendiamo con il boss. 7 numeri, va bene. 365. Vediamo, speriamo che basti per avere la spilla. Beh sì, è un nemico tra virgolette normale, quindi non penso ci sia nulla di complicato. Sveglia. Cos'è che mi ha bloccato? Vai, esplodi. Madonna mia. Gli attacchi su larga scala su un mammut lo devastano, cioè il vortice di vento l'ha ucciso con un colpo praticamente, lo shotgun l'ha preso da tutte le parti, ma non ho visto se ho preso la spilla. Perfetto, abbiamo ottenuto Paci, penso Paki, penso sia l'abbreviazione di Pachiderma, e rapporto 11. Un piede gigante compare per calpestare il bersaglio. Tutti i nemici calpestati vengono scagliati via. Un solo attacco, immagino, vero? A livello di forza non è male, 1325. Giorno 4, a posto. Giorno 5, ci manca un maiale e molto probabilmente c'è un rumore, visto che qua l'abbiamo trovato. Ah, guarda che culo, è già qui. Vediamo, 11. Eccolo già qui, perfetto. Che tra l'altro, mi sembra che l'ho devastato facile lui. L'avevo devastato facile. Beh, dubito che non morda lui se riuscissi a targettarlo. Vai, i nemici giganti col colpo di vento sono prede non facili. Di più, sono una cagata da fare. Con la spilla di vento li prendi proprio. Boom. Avremmo preso la spilla. Vediamo se appare Bling sotto. Sì, qualcosa è apparso. Poi se è lui lo vedremo. Sì, abbiamo ottenuto anche Rex. Ottimo. Vediamo un L1. Cosa potrebbe fare? Report segreto numero 12. Allora, anche questo è di roccia. Bello, il meteorite con la forma del teschio. Mi aspettavo di tutto tranne che questo. Ok, ci manca un maiale, dobbiamo trovarlo. Era proprio vicino ai miei murales. Ottimo. Quale maiale sarà? Ti prego, fa che non sia uno di quelli specifici. No, credo sia quello che si divide. Mamma mia, la cattiveria di Nagi che proprio con un colpo devastato una cucciolata di maiali.
10.000 yen, vabbè, ci sta. Il T-Rex l'abbiamo già combattuto, a posto. Qua abbiamo già fatto più rart, la zuffa e baruffa, a posto. Ci manca questo. E qua mi viene il dubbio. Combatteremo contro Suzukichi o contro Tsugumi? Secondo me Tsugumi, perché Suzukichi in questa parte non cambia la sua battaglia, ma Tsugumi diventava la forma alata. Allora, Tsugumi si trova dove c'è la vecchia, quindi 9, va bene. Eccoci qua, pronti per Tsugumi. Combatteremo prima contro Mr. Miao o già con la sua forma finale? Con la sua forma finale, perfetto. Stand down. Certo, subito. Keep it together. Allora. Ecco qua. Tranquillo, ti libero io. Le piacerebbe a lei. Peccato che lei è più resistente fino ad ora rispetto ad altri boss che abbiamo affrontato. Vorrei sconfiggere... sai cosa? Ho sbagliato in un certo modo. Avrei dovuto sconfiggerla con quella, avere il tasso di ritrovamento per 3. Forse però sai che se combattiamo bene ce la dovremmo fare? Forse se combattiamo... Se combattiamo bene forse ce la fa. It's not only you, she's multiplying. Well, attacking an illusion won't get us anywhere. Just gotta aim for the real deal, y'all. Dai! Vabbè, colpiscile e cagati. Splitting up again. Which means more abundance for Raji. Damn, shit, whack, yo. Madonna mia, l'abbiamo stanloccata all'angolo, ma proprio di cattiveria. Comunque devo tenerla più in conto questa cosa del 3 per del 300%, però dai, ascolta. L'ho visto il bling, c'era solo lei. E infatti Grus. E ho ottenuto anche pesce palla. Report 14. Pesce palla, non avevo il minimo dubbio. Però figo che sono delle bombe che vanno contro il nemico. Ma gli rimarranno anche attaccate? Attacca una bomba chiodata al bersaglio. Sì, si attacca a lui, quindi una volta che gli arriva addosso, a posto. E sono 1193 di danno. Beh, non male, dai. Mente Gru, proiettili a ricerca, giusto? Una sfera misteriosa insegue il bersaglio come avesse una volontà propria, poi respinge il nemico all'impatto, possibilità di confondere il nemico. Ti dirò che non è male. Ok, e questo giorno era a posto coi maiali? Sì, perfetto.